Allora, da un anno circa esiste nella diocesi di Vicenza un'equipe che si chiama Equipe Stili di Vita, che unisce diversi uffici diocesani, quindi Caritas Diocesana Vicentina, l'ufficio missionario, la pastorale giovanile e l'ufficio per la pastorale sociale del lavoro. Appunto, Don Matteo Cusinato, che è il coordinatore di questa equipe, e ci guida in questo cammino che abbiamo appena iniziato a fare. Questo evento nasce con l'idea di inaugurare la mostra che avete visto da Lasso. Quindi la Commissione Giovani della Caritas ha creato una mostra con 12 scatti fotografici che parla degli stili di vita. Il sussidio, questo di stile di vita che trovate anche da Lasso, è uno strumento appunto per vivere la propria vita con stile nelle piccole azioni quotidiane. Allora ci siamo chiesti come all'interno del Festival Biblico poter presentare questa mostra e affrontare il tema che era appunto custodire il creato, coltivare l'umano. E così abbiamo deciso di mettere insieme più personalità, più realtà e stasera presenteremo appunto da una parte il dossier Squasse che parla di rifiuti e legalità in Veneto. Parleremo poi di come cristiani, anche qui come il creato ci interpella. E infine presenteremo la realtà della cooperativa sociale insieme. Lascio la parola a Sara, che è una delle fotografe di questa mostra. Grazie. Buonasera a tutti, volevo dirvi due parole sulla mostra fotografica che poi vedete anche a terra. E la mostra fotografica è nata da questo sussidio che affronta diversi temi, sia la dimensione politica, sia la dimensione sociale che quella ambientale. E vuole essere uno stimolo concreto di azioni di scelta per il nostro stile di vita. Con altri due ragazzi abbiamo preso alcuni capitoli di questo sussidio e li abbiamo trasformati in foto. Ma oltre alle immagini in sé, quello che vogliamo trasmettere sono domande, sono questioni, sono riflessioni su piccole scelte che possiamo fare nel nostro quotidiano. Dagli spostamenti in bicicletta o meno, dai viaggi sostenibili, dalla spesa a chilometro zero, ecosolidale, sono scelte concrete. Stile di vita sembra una parola così grande, ma in realtà non è altro che piccole scelte della nostra quotidianità. Abbiamo scelto anche due simboli per la nostra mostra, che sono una valigia e una gabbia. Due simboli un po' contrapposti. La valigia perché vogliamo che questa mostra sia in un cammino che raggiunga più persone possibili. E quello che vogliamo fare non è solo portare le immagini in giro, ma creare eventi come questo, eventi di informazione. Infatti finora è stato in tre posti finora e in tutti abbiamo toccato tematiche diverse. Quindi questo incontrare persone e parlare di stili di vita diversi e anche di scelte diverse, di informazioni ambientali, cose che magari sono un po' più alternative e infatti si fatica a trovare. Quindi questa è l'idea della valigia, qualcosa di movimento, qualcosa in itinere, in viaggio e anche un viaggio che può nascere da questi spunti, un viaggio che può nascere da piccole scelte che nascono da delle provocazioni che speriamo vogliate con la vostra. La gabbia invece, a differenza della valigia, è più un riflettere su quanto siamo incatenati forse dallo stile di vita che la società ci impone, senza riflettere sulle scelte che facciamo e senza farle in modo consapevole. Quindi è un po' un modo per uscire da questo e vivere la vita un po' più in modo consapevole. Ecco. Questo è il senso della mostra, speriamo vi piaccia e buona serata. Buonasera a tutti, grazie alla Caritas per questa interessante opportunità per discutere di un tema che credo sollevi l'interesse di molti e che in realtà è chiaramente quello poi dell'ambiente, è un tema che poi, come vedremo, può avere più declinazioni, come esprimeranno i relatori che vi presento. Diciamo che l'incontro prevederà poi un dibattito, quindi uno spazio per le domande dal pubblico, ma
prima ci sono le tre relazioni delle persone che vado a presentare sedute qui a fianco a me. Gianni Belloni è un giornalista e membro anche dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Venezia, che presenterà il dossier Scoasse, che parla fa il punto sulla gestione dei rifiuti e l'illegalità in Veneto, e che è solo l'ultimo di una serie di dossier che vengono elaborati da questo osservatorio, che è nato dalla collaborazione fra Lega Ambiente e Comune di Venezia, e che da qualche anno ormai indaga in maniera sistematica tutte le tematiche relative all'illegalità ambientale in Veneto. Poi parlerà Don Matteo Pasinato, coordinatore dell'equipe Stili di Vita della Diocesi di Vicenza, che ci proporrà una riflessione su come il creato ci interpella come cristiani e come cittadini. Questo è un po' il tema. E infine avremo Lucia Barbiero, che è una socia della Cooperativa Insieme, una realtà che immagino un po' tutti conosciate, attiva da molti decenni a Vicenza, nell'ambito del riuso dei rifiuti e anche delle possibilità di reinserimento lavorativo, proprio creando economia anche intorno appunto alla gestione dei rifiuti recuperati. E quindi lascio la parola intanto a Gianni Belloni per il primo intervento. Buonasera, grazie dell'invito. Sono rimasto piacevolmente colpito del fatto che questo piccolo dossier, insomma, abbia riscosso. Sia stato, diciamo, felicemente utilizzato per una discussione di ben altro livello e forse con altre aspettative. Comunque io cercherò brevemente di raccontarvi un po' che cosa racconta questo dossier, del perché l'abbiamo fatto e perché noi come Osservatorio Ambiente e Legalità, che è questo progetto di Lega Ambiente, ci occupiamo di criminalità ambientale in questa regione. Ci occupiamo di criminalità ambientale perché pensiamo che occuparsi di criminalità possa essere utile per capire anche che cosa sta succedendo nel mondo legale, cioè capire come le trasformazioni dell'operatività del mondo criminale o dell'illegalità ci racconta qualcosa di che cosa sta succedendo a livello imprenditoriale, a livello sociale, a livello politico. Ad esempio, parlare un po' di che cosa sta succedendo rispetto alla gestione dei rifiuti, che in questo territorio vuol dire anche raccontarci che c'è stato uno sviluppo industriale prepotente negli anni 70, negli anni 80, ed è stato uno sviluppo industriale in cui c'era una pressoché totale assenza, sia dal punto di vista normativo, ma anche dal punto di vista culturale, di preoccupazione su quelle che erano le conseguenze della produzione industriale artigianale, e quindi questo tipo di produzione ha avuto una ricaduta immediata sul territorio. Possiamo avere di fronte l'immagine di Porto Marghera perché è una concentrazione fortissima industriale ed è stata una devastazione ad altissima intensità del territorio e delle persone che ci abitavano e che ci lavoravano all'interno del polo industriale di Porto Marghera, e anche perché era a pochissimi metri di distanza da Piazza San Marco, e questo, come dire, anche dal punto di vista iconografico lascia un po' basiti, ma è stato tutto il territorio veneto nella sua disseminato di produzioni che hanno rappresentato un riscatto, che hanno rappresentato una capacità, una voglia di fare, ma in cui è stato assolutamente rimosso quello che poteva essere ed è stato un'immediata conseguenza di questo fare. E questo fare si è, dobbiamo dirlo, arricchito di questa rimozione, perché non preoccuparsi del fine ultimo della destinazione della materia che produciamo o dei processi di produzione vuol dire anche
avere meno costi, comprimere dei costi, no? E quindi essere probabilmente più competitivi. Quello che poi è avvenuto in Italia veramente molto molto tardi, cioè una legge organica sul tema dei rifiuti è arrivata nel 97 col decreto Ronchi, che ha stabilito alcune strategie per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, però appunto se noi abbiamo un minimo di memoria storica, sia l'esplosione dei consumi nelle città, nelle case di ciascuno di noi era già avvenuto ormai da 30 anni e l'esplosione del modello, del cosiddetto modello del nord-est a livello produttivo, anche quello era già avvenuto almeno da 20 anni e quindi molti dei danni che stiamo anche registrando oggi sono avvenuti a quel tempo ed è stata un'incapacità di visione, come dire, un po' complessa di quello che stava avvenendo, che stavamo producendo. Possiamo dire che i rifiuti hanno rappresentato la parte oscura di quello che è stato un percorso che ha avuto sicuramente delle situazioni di positività, di ansia, di trasformazione, di ansia di miglioramento. Una parte oscura che però colpevolmente non è stata presa in esame e che è stata rimossa, questo anche per fattori culturali, ma non siamo assolutamente nelle condizioni di poter continuare a pensare a questa rimozione. Però come affrontarla è stata anche questa una storia abbastanza interessante, nel senso che chi ha voluto affrontarla con rigore, con responsabilità e chi invece ha cercato all'interno all'interno delle leggi, all'interno delle prassi amministrative, delle scappatoie per poter continuare a rimuovere il problema e sostanzialmente abbattere dei costi e agire sul mercato con un vantaggio competitivo che poi era uno svantaggio di vita per tutti. Quello che tutto questo si è trasformato nei modi, perché quello che è stato ad esempio la grande parabola che è famosa dal punto di vista dei media, dello smaltimento dei rifiuti al sud e in Campania in particolare, con un ruolo della criminalità organizzata, delle camorre nella fase finale dello smaltimento, è stata una fase molto pesante, che appunto ha coinvolto, come sappiamo, anche industrie del nord, ed è stata però una fase che adesso è cambiata ormai da diversi anni. Adesso abbiamo una situazione di illegalità che riguarda, come dire, delle procedure un po' più sfumate, un po' più capaci di giocare con l'ordito delle leggi, con l'ordito delle procedure amministrative, con la falsificazione dei codici, con dichiarazioni fasulle, con laboratori chimici che non dichiarano l'effettiva consistenza dei rifiuti che si vanno trasformando o trattando. E in cui la criminalità organizzata in realtà ha un ruolo anche questo un po' più sfumato. Noi sappiamo, questo ci hanno detto gli investigatori, che in qualche modo la riserva, la gestione delle discariche e della campagna come territorio di smaltimento finale è appunto un capitolo che si è chiuso, in gran parte chiuso, ma quello che è stato accumulato dalle organizzazioni criminali è stato reinvestito in società legali, formalmente legali, che hanno preso in mano la gestione di diverse gestioni dei rifiuti e lo fanno attraverso delle formalità e delle pratiche che difficilmente sono riconducibili a delle soggettività criminali, cioè operano nel mercato come le altre società, però con ovviamente un altro diverso che è anche la capacità delle risorse economiche che avviene da un'accumulazione originaria assolutamente criminale. E poi c'è tutto l'aspetto che è molto interessante della globalizzazione del rifiuto. Noi sappiamo che
la globalizzazione ha fatto sì che le merci viaggino lungo il nostro pianeta, che ci siano delle concentrazioni di alcune delle grandi fabbriche manifatturiere del pianeta, che sono l'Asia, la Cina, il sud-est asiatico, ma ci sono anche le rotte dei rifiuti su questo pianeta, e sono i rifiuti che vanno a alimentare queste fabbriche, le plastiche che vanno a fine vita, diciamo così, che vengono trasportate in Cina per essere riusate, o i materiali elettronici che vengono che vanno verso l'Africa sempre per essere riusati, e spesso in condizioni e con delle modalità assolutamente illegali, che provocano delle ricadute ambientali nei paesi di destinazione, e sono delle forme che rincorrono le legislazioni più lasche e meno stringenti, sempre per un problema di abbassamento dei costi. È interessante sapere che la repressione di questi fenomeni, di questi traffici globali dei rifiuti, anche nelle loro forme illegali, è una problematica che è stata affrontata a livello internazionale, ad esempio dalla Convenzione di Basilea, ma si scontra contro dei soggetti, ad esempio penso alle autorità portuali, a chi governa gli snodi del commercio mondiale, che vede nel viaggio delle merci un fattore di ricchezza e di sviluppo, qualsiasi merci siano, anche nel momento in cui sono rifiuti che viaggiano e che vanno a inquinare paesi lontani. Quindi, ad esempio, noi ci siamo imbattuti in un'inchiesta che riguarda il commercio illegale di materiali plastici che andavano in Cina e che poi sarebbero stati trasformati al di fuori di qualsiasi tipo di sicurezza e di legalità ambientale, che poi ci sarebbero tornati, ad esempio, come ben sappiamo, con giocattoli manufatti intrisi di veleni, eccetera. Ecco, lì sappiamo che c'è un conflitto molto aspro all'interno del porto di Venezia tra l'autorità portuale, che vuole velocizzare il traffico delle merci e delle navi di porta container, e l'agenzia delle dogane, che richiede di poter controllare le merci che transitano almeno a campione. Ecco, questi sono due movimenti che entrano in contrasto, perché sono due movimenti che riguardano proprio l'assetto del governo mondiale e di quali sono le priorità che ci stiamo ponendo sostanzialmente. A livello veneto, una delle cose che forse può essere interessante vedere, ma che non riguarda solo il Veneto, è che, ad esempio, cercare di capire quali sono le dinamiche della criminalità vuol dire anche capire quali sono le dinamiche delle politiche dei rifiuti che guardino a delle filiere molto lunghe, in cui ci siano molti intermediari di mezzo, in cui la discarica sia l'unica o la preminente destinazione finale di trattamento. Ecco, queste sono tutte modalità che favoriscono l'azione di soggettività criminali. Come noi trattiamo i rifiuti, come noi pensiamo il ciclo dei rifiuti, vuol dire anche incentivare o disincentivare alcune pratiche. Un fattore centrale è quello della corruzione, e se pensiamo al Veneto, questo è un argomento da cui non possiamo più prescindere, praticamente quando parliamo di quasi tutto, e anche dei rifiuti è così. Il settore della regione Veneto, il settore ad esempio che si preoccupava della valutazione di impatto ambientale, che è una procedura in cui per la quale, insomma, si decide l'autorizzazione di impianti, e soprattutto per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti, ecco, a sovraintendere la struttura di valutazione di impatto ambientale era un dirigente che era anche un professionista, che gestiva delle società di consulenza, che invitava i gestori degli impianti ad affidarsi a questa società di consulenza, perché
poi l'autorizzazione sarebbe arrivata perché lui ricopriva questo doppio ruolo, appunto, sia di consigliere che poi di dirigente che avrebbe approvato la pratica. Ecco, questa è una delle tante pieghe dell'enorme scandalo, dell'enorme sistema di corruttela che ha dominato questa regione in questi anni e che temo lo stia continuando a dominare, ma che nei fatti significa appropriazione di beni comuni come possono essere quella di una gestione trasparente e pulita della filiera dei rifiuti a vantaggio di pochi. Questa regione è anche una regione che ha delle pratiche interessantissime, molto all'avanguardia per quanto riguarda la raccolta differenziata, ma uno dei problemi grossi a cui ci troviamo di fronte è che questa materia, che è il risultato della raccolta differenziata, anche molto spinta, che viene fatta anche grazie al senso civico dei cittadini, poi trova difficilmente sbocco in, ad esempio, in filiere produttive che praticano davvero il concetto della materia rinnovabile. E questo perché non c'è un incontro fra, appunto, offerta di materia e acquisto di questa materia per la produzione di filiere, e in questo senso troppo spesso i viaggi di questa materia si allungano, e si allungano troppo, e vanno verso l'estero, e anche il sistema produttivo veneto perde quel materiale prezioso e si allargano le maglie di qualcosa che invece sarebbe interessante chiudere, insomma, sostanzialmente. Ecco, anche questo nuovo fronte della materia dei rifiuti frutto dei processi di differenziazione è una cosa su cui sarebbe bene sottrarla all'attenzione di soggetti malintenzionati e davvero costruire dei cicli interessanti. Ci sono delle esperienze, ad esempio a Venezia c'è un ecocentro in cui organizzato dalla locale municipalizzata, in cui ad esempio il vetro trova direttamente lì lo sbocco anche produttivo, perché ci sono le aziende che la vanno a prendere, lo lavorano, eccetera. E, per quanto riguarda il ruolo della criminalità organizzata, segnalo solo che c'è un'azienda abbastanza importante della provincia, tra la provincia di Padova e la provincia di Rovigo, di cui sono stato arrestato titolare perché era in società con dei calabresi, e i calabresi hanno investito molto in questa società, la Rossato, da quando ci sono state le indagini della magistratura che hanno colpito questa alleanza, questa impresa è in cattive acque dal punto di vista del mercato. Lo stesso un'altra impresa, che è l'Ecolando, che andava molto bene, che però praticava quelli che ti ricordavo prima, dei trucchi come appunto la falsificazione dei certificati, dei codici, dei rifiuti, faceva varie, come dire, manomissioni in modo da abbassare i costi e poter praticare dei costi minori ai propri clienti. Ecco, da quando è stata stangata dalla magistratura e ha dovuto iniziare delle procedure corrette, anche loro fanno molta difficoltà a stare sul mercato. Questo è un bruttissimo segnale, perché è come se molte imprese venete, delle imprese venete, riuscissero a stare sul mercato solo nel momento in cui riescono a praticare alcuni escamotage, a praticare, come dire, una via bassa dello sviluppo, no? Come se la strada dell'illegalità fosse l'unica possibilità per riuscire a rimanere in sella. Una delle questioni che ha fatto molto scalpore, giustamente, è la questione della Valdastico Sud e dell'interramento dei rifiuti lungo le strade. Purtroppo questa è una pratica, da quello che possiamo capire, abbastanza estesa. Ci diceva il comandante del Corpo Forestale dello Stato, che regionale, che loro ricevono segnalazioni da operatori che lavorano in maniera trasparente e che si trovano sempre di fronte a degli altri operatori che praticano delle tariffe, delle offerte, degli appalti assolutamente improbabili,
perché ovviamente ci troviamo di fronte a, appunto a chi opera all'interno del mercato, sia utilizzando dei rifiuti di cui si sobbarca e poi li utilizza in un'opera pubblica, per cui c'è un doppio guadagno. C'è stato il caso della Valdastico Sud, ma insomma c'è stato il caso della Statale del Santo a Padova, del sovrappasso Camerini sempre a Padova, della TAV, della linea alta velocità Padova-Venezia, dell'aeroporto Marco Polo, della terza corsia dell'autostrada Venezia-Trieste, cioè sembra quasi che praticamente quasi tutte le grandi opere pubbliche abbiano visto l'utilizzo. Forse non è neanche un caso che molte delle grandi imprese costruttrici del nord-est, compresa la Mantovani, abbiano nella loro galassia societaria anche delle società che si occupano di smaltimento di rifiuti. Che cosa può fare il cittadino? Beh, forse una cosa interessante da dire è che le più grosse inchieste della magistratura sul traffico dei rifiuti hanno preso il via la segnalazione di comitati o gruppi di cittadini, e questo farebbe pensare che esista nel Veneto, come dire, una minoranza attenta, una minoranza vigile e custode in qualche modo, che si è attivata per dire qui c'è qualcosa che non va, qui passano troppi camion, qui c'è puzza, qua c'è... E hanno anche, in qualche caso, fatto anche proprio delle inchieste fatte in casa che poi hanno portato alle forze dell'ordine. Questo è nella storia delle inchieste sul traffico dei rifiuti di questa regione. Questa è sicuramente una cosa interessante che ci racconta, come dire, una minoranza attenta di questa regione. È pur sempre una minoranza, probabilmente, perché le ecomafie, la criminalità ambientale è una criminalità che agisce a livello del terreno, quindi in qualche modo si può incrociare se c'è un presidio del territorio. È anche vero che stiamo vivendo un periodo in cui i tagli alle forze dell'ordine fanno prefigurare, come dire, un presidio del territorio un po' a macchia di leopardo, un po' che presidia solo i posti cosiddetti strategici. Cioè, penso ad esempio al destino di tutta la fascia appenninica dell'Italia, ma anche alle nostre montagne, come se ci fossero dei territori che in qualche modo fosse previsto che vengano lasciati al loro destino per concentrarsi su alcuni nodi strategici. E questo sarebbe veramente un panorama abbastanza inquietante. Però forse questo è il destino di nuove geografie che si muovono in questa globalizzazione, cioè di alcuni luoghi che sono strategici per comunicare con il mondo e altri che vengono periferie interne, insomma, in qualche modo. E sono nelle periferie interne che si abbattono spesso fenomeni di illegalità ambientale che diventano le discariche di produzioni di cui si gode altrove. Bibliografia, mi si richiedeva una bibliografia di cose per approfondire. Beh, c'è il rapporto Ecomafia di Legambiente che esce tutti gli anni a giugno, a fine giugno. Poi c'è un bellissimo libro di Antonio Pergolizzi che si chiama Toxic Italy, e Dark Economy di Enrico Fontana, e Trafficanti di Andrea Palladino, che è un bravissimo giornalista d'inchiesta che ha raccontato le rotte internazionali dei rifiuti e i grandi trafficanti e gli interessi che ci sono dietro. Ecco, queste erano tre o quattro cose che vi... Grazie. Grazie a Gianni Belloni che ci ha quindi raccontato, ci ha fatto un po' un quadro di quello che lui ha chiamato
la via bassa dello sviluppo, no? Ha un po' raccontato anche quella che è la realtà di questa regione, dove forse appunto anche il fatto che proprio ci sia una tendenza ad abbassare i livelli, i costi per quanto riguarda appunto gli appalti, abbassare in generale i livelli di qualità anche nel mercato, fa sì che poi ci sia una tolleranza o comunque vivano meglio, per esempio, le imprese che in questo mercato praticano, mettono in atto pratiche anche illegali dal punto di vista ambientale. E dall'altro lato del mercato poi ci sono però anche i cittadini, i consumatori, ma appunto che non sono solo consumatori, ma che hanno anche le possibilità di azione, e anche quindi passiamo alla seconda parte di questi tre interventi, che riguarda quindi gli stili di vita e le scelte magari individuali. E di questo chiamo a parlare Don Matteo Pasinato, coordinatore dell'equipe stile di vita della diocesi. Buonasera a tutti. Dunque, parlare della custodia del creato qualche giorno prima dell'uscita dell'enciclica del Papa, che è promessa per questi giorni, è come dare a mangiare un panino a chi ha davanti a sé un banchetto che lo aspetta. Quindi non vorrei rovinare l'appetito con il mio panino. E quindi non dico molto sulla custodia del creato, perché ci sarà il Papa che ci allestirà questo banchetto come sa far lui, poi oltretutto. Allora, dove vado a parlare? Rinunciando a questa prospettiva. Visto che siamo in un festival biblico, e quindi l'orizzonte della scrittura non l'affrontiamo come un testo della fede, ma lo affrontiamo anche come un codice che parla della cultura occidentale, ebraico occidentale, prendo la sfida di cercare nella Bibbia il tema del rifiuto. La Bibbia, secondo voi, parla del rifiuto? Come ne parla? Prenderò tre piccoli luoghi della parola, della scrittura, dentro a questo tema del rifiuto. E poi su questi tre luoghi proverò a mettere insieme una piccola chiave di lettura possibile, che per me personalmente è una perdita di tempo quotidiana, e si chiama la teologia. Cioè, si può costruire a partire dal testo, dalla scrittura, da qualche flash che raccolgo da questo testo, una riflessione, un orizzonte. Allora, mi addentro nella pagina della scrittura facendovi fare un balzo di tempo. Ci diceva Gianni adesso di problematiche delle quali siamo contemporanei, e il balzo invece è 3.000 anni fa, 1.000 avanti Cristo, l'epoca di Davide, di Salomone, i grandi re di Israele, il costruttore del Tempio. E vi faccio fare non solo un balzo di tempo, ma anche di luogo, dalla Valdastico Sud al Tempio di Gerusalemme. Immaginate. Allora, dentro al Tempio, nel libro del Levitico, che è un libro arido, pieno di regole liturgiche, cioè cosa deve fare il sacerdote quando è dentro al Tempio, ad un certo punto, parlando del sacrificio del Giovenco, dice: farà bruciare tutto sull'altare degli olocausti, ma la pelle del Giovenco, la carne con la testa, le viscere, le zampe e gli escrementi, cioè tutto il resto del Giovenco, il rifiuto, egli lo farà portare fuori dall'accampamento in un luogo puro dove si gettano le ceneri, là lo farà bruciare sulla legna e dovrà essere bruciato sul mucchio delle ceneri, una specie di discarica del Tempio. Che cosa mi dice questo piccolo passaggio della scrittura? Che perfino il luogo più sacro, la realtà più santa del Tempio di Gerusalemme,
che esprime e realizza la relazione con Dio, con il Signore, con il sacrificio, anch'essa produce rifiuti e scarti. Non è immaginabile, sembra dire la scrittura, che tu trovi un posto su questa terra dove ci siano azioni purissime o igieniche così tanto che tu non abbia almeno un rifiuto, almeno uno scarto. Tutto produce rifiuti e scarti, anche il Tempio di Gerusalemme. È facile rimuovere questo aspetto della nostra vita. Le scritture invece, che non hanno molto a che fare con l'idealismo, di una certa visione del mondo, tante volte si auspica un tempo in cui potremo vivere senza produrre nessun rifiuto e nessuno scarto, la Bibbia riconosce che la produzione di scarti e di rifiuti di per sé stessa non è sintomo di patologia della vita. Anzi, è l'espressione del nostro vivere. Siamo nati nello sporco e già la nostra nascita ha prodotto scarti, rifiuti, e le scritture non mancano di evidenziare questo aspetto ricordandoci che l'uomo, tratto dalla terra, humus, verrebbe da un terreno prodotto dalla decomposizione di altri viventi, l'humus. Quindi la prima scena che offro a voi è il fatto che la scrittura con l'eresimo ci parla di questo elemento della nostra vita, di produrre rifiuto e scarto. La seconda scena che mi è passata sotto gli occhi viene invece da un libro molto più poetico, non più nel Tempio, non più nel sacrificio, ma in una storia bellissima raccontata in un libro molto piccolo, si chiama Libro di Ruth, che è una donna straniera che aveva sposato un ebreo, era emigrata per una carestia e la famiglia di Noemi era emigrata e poi i figli di Noemi trovano queste donne nel terreno di Moab. Ruth è una donna di Moab, straniera, sposata da un ebreo, poi l'ebreo muore e lei torna con sua suocera nella terra di Betlemme, a casa del pane. Beh, è un libro che se non l'avete mai letto, credo che in un quarto d'ora lo si può leggere, sono tre capitoletti brevissimi della Bibbia. Ad un certo punto si dice che questa donna Ruth, arrivata a Betlemme, nella terra di Israele, trova un giovanotto che si innamora di lei, Boaz, che nomi strani, e questo qui, che ha una grande proprietà terriera di campi e di servi che lavorano nelle sue terre, a un certo punto dice ai servi che lavorano i campi: lasciate spigolare Ruth, si era innamorato di lei. Anche tra i covoni non fate del male, anzi, fate cadere apposta alcune spighe, lasciatele perché le raccolga e non sgridatela. Così Ruth spigolò in quel campo fino alla sera, va a raccogliere in fondo gli scarti e i rifiuti, gli scarti e i rifiuti che erano stati lasciati sul campo, batté quello che aveva raccolto e venne fuori quasi un'effa di orzo, con quello che scartano gli altri, per questa donna ne viene un pasto sufficiente. Se lo caricò addosso, rientrò in casa, sulla scorcia la che aveva spigolato e Ruth tirò fuori quanto era rimasto del pasto e lo diede a Noemi, sua scorcia. Questa seconda piccola scena della Bibbia, lo spigolare, che vuol dire raccogliere i frammenti rimasti, quello che gli altri hanno rifiutato e scartato, questa donna che raccoglie gli avanzi, che cerca gli scarti della mietitura e che li conserva per portarli a casa sulla suocera, penso che tutti vorrebbero dare degli scarti da mangiare alla propria suocera, ecco, fa da parecchio a un'altra bella scena del Vangelo, dove un povero che sta seduto alla tavola, sta alla porta di un ricco e pulone, vorrebbe sfamarsi anche lui di briciole, ma quello ricco non lascerà uscire niente da quella porta. E poi
avanzi saranno raccolti anche dagli apostoli dopo la moltiplicazione dei pani. Nella scrittura c'è questa grande cura per i particolari che vanno raccolti e che potrebbero sommare benissimo la vita delle persone. Che cosa mi dice questa seconda scena? La Bibbia mi ricorda che gestire gli avanzi, gli scarti, diventa anche un luogo di emergenza dello stile della vita, che si chiama la sobrietà. È sensato ed è nutriente che io pensi anche all'avanzo. Questa narrazione deliziosa del libretto di Ruth ci presenta questa donna che va a spigolare nel campo di Boaz, che è un proprietario che le permette di spigolare, e questo fatto potrebbe apparire come un dettaglio di poco conto per noi, e invece diventerà una norma per il popolo di Israele. Due volte nella legge di Dio si comanda al Dio ebreo di produrre uno scarto, di lasciare nel proprio campo un po' di grano e di lasciare nella propria vite qualche asino, perché passerà il povero e si nutrirà. Gestire lo scarto, l'avanzo, il rifiuto, mi offre questa duplice prospettiva. Lo stile di vita sobrio, attento a non sprecare, capace di cogliere perfino nello scarto una risorsa, come fa Ruth, è quello che manca tante volte nella nostra vita, perché vorremmo solo dei prodotti di primissima qualità. E quindi è un grande ammonimento al fatto che io posso vivere anche di queste cose. Dall'altra parte mi comanda che per il mistero della vita degli altri c'è qualche cosa che deve uscire da me. E quindi tutta l'avarizia che vuole raccogliere perfino gli scarti e perfino gli avanzi è da aburrire, secondo la Bibbia. Questa scena mi permette di riconoscere che lo scarto, l'avanzo, il rifiuto può diventare il vero spreco quando io lo tengo tutto per me. E dall'altra parte mi dice che uno sperpero inutile di risorse è invece lo sfoggio buono del carattere generoso e per certi versi lussuoso della mia vita. Lasciare qualcosa anche per gli altri. Terza scena, e chiudo. La parola rifiuto mi è sorta nella testa, proprio a partire dal testo e dalla scrittura, di un brano che sembra particolarmente lontano dal tema del rifiuto e dello scarto, ed è uno dei canti, dei testi misteriosi che la Chiesa legge durante il Venerdì Santo e la Quaresima, i canti del servo di Yahweh, che si trova nel libro di Isaia, dove nell'ultimo di questi canti si dice: ecco il mio servo, sarà onorato, sarà innalzato, molti si stupirono di lui, era sfigurato per essere l'uomo e il suo aspetto, si meravigliarono di lui molte nazioni, i re si chiuderanno la bocca, vedranno un fatto mai ad essi raccontato. È cresciuto come un virgulto, ma non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, disprezzato e reietto dagli uomini. Era come uno davanti al quale si scopre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima, eppure si è caricato dei nostri dolori. C'è questo testo misterioso di un uomo che diventa lo scarto, il rifiuto davanti al quale il popolo di Israele si copre la faccia, si chiude gli occhi. Da dove nasce questo testo? Si può spiegare la spiegazione che dà la storia del servo di Yahweh nel libro di Isaia? Sembra la descrizione che il profeta fa di se stesso. Il profeta Isaia deve predicare al popolo che è in esilio, fuori dalla propria terra. Però l'esilio ha lasciato una traccia così forte nel popolo, si è quasi abituato, si è adattato a questa sventura, che far ricominciare a sperare diventa un'impresa quasi impossibile.
E quindi il servo di Yahvé, questo canto, sarebbe forse l'immagine del profeta disprezzato, che va dagli ebrei che sono in esilio e dice loro: tornate, perché Dio sta aprendo una strada, e gli ebrei non ne vogliono sapere, lo disprezzano, lo rifiutano. È inutile e fastidioso offrire la speranza a chi non la vuole. Ed è questo il nostro modo di diventare rifiuti dentro a questo mondo. Questa esperienza la farà Gesù di Nazareth quando, commentando la parabola dei migliaioli omicidi che uccidono tutti i servi e poi uccidono anche il figlio, citerà un versetto di un salmo: la pietra scartata, rifiutata, è diventata il punto architettonico che regge tutto l'edificio. La pietra angolare, quella che regge sotto l'edificio, non deve avere scagliature, deve essere compatta, non può avere incrinature, perfetta. E invece Gesù appare come la pietra fiacca, inadatta, increpata. Non può sopportare le forze per tenere su tutto. Dio sceglierà questa pietra fiacca per collocarla nel punto di scarico di tutte le forze che reggono l'edificio. La pietra scartata diventa pietra angolare. Di fronte a queste tre scene piccole, chiudo brevissimamente con un piccolo abbozzo, un'immagine di che cosa potrei io, leggendo questo testo, raccogliere davanti al rifiuto, come credente, ma anche come uomo di cultura che legge questo grande codice. La Bibbia, la scrittura, mi aiuterebbe a dire: attento, il rifiuto è qualche volta quello che tu rifiuti. Cioè, io rifiuto il fatto che la vita produca scarti. E invece questa è una produzione normale. Questo ci sfugge. Io rifiuto tante volte di ammettere che la vita produca rifiuti. Solo la cena pasquale non ha rifiuto, perché l'agnello che deve mangiare il popolo di Israele deve essere mangiato senza avanzarne. Solo la Pasqua non ha avanzo, tutto il resto ha avanzo. Se io non dimentico che fa parte della mia vita produrre rifiuti, metto in questione la cultura igienizzata all'intero simile che vivo quasi tutti i giorni. Paradossalmente, la società sempre più igienizzata, che non vuole neanche saperne di produrre scarti e rifiuti, per essere igienizzata produce sempre più rifiuti. Usa e getta, garantisce l'igiene e contemporaneamente moltiplica la montagna dei rifiuti. Se lo ammettessimo che abbiamo bisogno di scarti, forse cambieremo qualche cosa. Terzo passaggio: se dimentico la produzione del rifiuto, che il rifiuto lo scarto fa parte della mia vita, come avviene per esempio nelle nostre tavole tutti i giorni, arriva il piatto tutto preparato. Io ho le suore dove vivo che qualche volta mi regalano dei sacchetti di insalata pronta, tutto già pronto, c'è scritto. Qualche volta mi metto davanti a quel sacchetto e dico: il prezzo di avere questo prodotto pulito, tutto preparato, è che qualcun altro avrà gestito lo sporco e il rifiuto. A lungo andare, io corro il rischio di pensare che il rifiuto non ci sia. La cosa può sembrare banale, ma non lo è. Dimenticare che lo scarto fa parte della mia vita, dimenticare lo scarto mi fa dimenticare che la vita costa qualche cosa, che c'è sempre qualcuno che gestisce lo sporco e il rifiuto, tante volte al posto mio. E se la vita costa, io ho il dovere di non sprecarla. Paradossalmente, questo è un paradosso dei paradossi, rifiutare il rifiuto mi fa consumare senza misura, dimenticando che la vita si consuma, e forse consumo per dimenticare che proprio la vita si consuma. Quello che altri scartano, chiudo, può diventare la pietra angolare,
Anch'io assumendo uno stile posso diventare un rifiuto rispetto a questa società ed è difficile di assumere stili di vita. Sì, quello che altri scartano può diventare la pietra angolare per il mondo di domani. Rifare la mia relazione con lo scarto, non scattare lo scarto. Oggi una delle idee più scartate è che si può imparare uno stile di vita. Ecco, dalla scrittura è vero che non ci sono risolte le problematiche emergenti, però da un testo così io sarei condotto a ripensare le cose anche in questa maniera. Ringrazio Don Matteo per questo assolutamente interessante viaggio tra le scritture della Bibbia e pensando allo scarto che fa parte della vita e che non, come aspetto che non bisogna mai dimenticare, mi vengono assolutamente in mente i camion della cooperativa Insieme che avevo scritto sopra. Facile questo passaggio, me lo concederete, facilissimo, con quel logo che comunque entrano anche nelle cantine o nelle soffitte a anche svuotarle di quello che qualcuno in precedenza ha considerato scarto, ma che poi poi tornano ad essere esposte anche come non solo come merci, ma anche come merci che però insomma raccontano anche qualcosa, anche perché la cooperativa Insieme non si limita a fare attività economica, insomma, ma organizza anche eventi di socialità e un sacco di altre cose. E appunto invito Lucia Barbiero a parlarcene e anche a parlarci anche delle ultime iniziative appunto della cooperativa che riguardano il tema della tracciabilità, no? Che è una cosa che invece si ricollega al primo intervento di Gianni Belloni, quindi la parola a te. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, vediamo di... c'è la slide. Posso? Vuoi fare cambio? Sì, scusate, invertiamo così, vado meglio a vedere. Ti serve... Allora, finché cerco di attivare la presentazione, un esercizio fisico, visto che è sempre impegnativo essere il terzo intervento dopo due interessanti. Quanti conoscono la cooperativa Insieme? Alzi la mano. Ok, perfetto. Allora, così vedo di non annoiare con delle cose che magari, appunto, come già Giulio anticipava, sono abbastanza conosciute in città a Vicenza. E vediamo. Allora, pensando a stasera, volevo aprire con un aneddoto giusto di oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio avevo appuntamento con una signora che non conosceva Cooperativa Insieme. Arrivava da Padova e ci siamo capiti male. Io lo aspettavo in un posto e lui è andato in un altro. Ed è andato nella sede che più o meno tutti voi conoscete, che è quella a San Pio X, di fronte alla casa circondariale, dove c'è il negozio, dove c'è il bar. Allora ci siamo sentiti, gli ho dato il mio indirizzo, insomma mi ha raggiunto. La prima cosa che mi ha detto è stata: beh, certo che voi siete un po' strani, perché sono entrato nel bar e c'erano un po' tutti i colori, c'erano un po' tutte un sacco di accenti strani, c'erano molti rom, sinti, c'erano appunto persone varie. E fa: sì, come fate? Come mai? E dico: beh, forse perché sanno che da noi possono entrare e non li rifiutiamo. E lui fa: siete dalla parte dei buoni. A me ha colpito questa cosa che ci dicesse siete dalla parte dei buoni, perché penso come cooperativa non ci siamo mai considerati dalla parte del buonismo. Quanto appunto a lui dicevo: tentiamo, proviamo appunto a fare qualcosa insieme.
Ed era un po' questo il fatto che non siamo perfetti e magari appunto spero che non passi questo, però ci proviamo e di sicuro c'è tanta passione in quello che ci in quello che facciamo. E il titolo che volevo dare a questa presentazione per stasera è stato quello che ci sta accompagnando negli anni come slogan, come compagine sociale: abitare la città come un bene da coltivare, che è una cosa che si inserisce bene nel tema del Festival Biblico, appunto a custodire il creato. E nel ripensare al senso che nel 1979 i soci fondatori di Cooperativa Insieme hanno messo appunto per lavorare insieme, per fare gruppo e per cominciare a ragionare su cosa mettere in piedi a favore dei giovani, mi sono ritrovata in un testo, in un'intervista di Enzo Bianchi di qualche giorno fa, dove, giusto perché anche adesso Don Matteo diceva, parlava proprio del senso, no? Enzo Bianchi dice: c'è la capacità di capire che l'amore dà senso alla vita e può salvare le nostre esistenze. La profondità di senso è molto importante. Non solo ci si dice cosa posso fare, cosa posso conoscere, ma anche che cosa posso sperare. E per me, per Enzo Bianchi, cosa posso sperare è il senso del senso. Per cui Cooperativa Insieme porta avanti due binari: l'attenzione alle persone, l'attenzione alle cose e di riflesso all'ambiente. E proprio appunto questo per me è il senso, infondere anche nelle persone con le quali condivide un percorso, un tratto di vita, aiutarli a farsi la domanda: in che cosa posso sperare? Allora, Cooperativa Insieme, vediamo. Ok, tutti conoscono il riuso, il versante del riuso, che è il primo tassello che nel 79 appunto hanno messo i primi soci. Che cosa vuol dire riuso? Appunto le cose già utilizzate, che per qualcuno, a qualcuno non servono più, possono essere d'aiuto a qualcun altro. Per il 50% delle cose che Cooperativa Insieme offre sul mercato, rimette sul mercato, e il 50% appunto circa provengono proprio dalle persone che ce lo portano, per cui sono beni, sono oggetti, vestiti, mobili, libri, giocattoli, un po' di tutto, appunto, che a qualcuno non serve più e la gente sceglie di portarlo presso i nostri punti vendita, presso le nostre sedi, proprio per darlo, perché sia rimesso nel mercato a un prezzo economico, per cui anche a chi ha basso potere d'acquisto. La cosa interessante è che per i vestiti la gente che conosce Cooperativa Insieme tipo li lava, li stira, ce li porta già impacchettati, proprio pensando alla cura, all'attenzione che poi dovrebbero essere messi per essere venduti e acquistati. Per cui c'è una cura, c'è un'attenzione già in partenza. Riusare e riciclare, per cui negli anni, a fine degli anni 80 si è affiancato a Cooperativa Insieme, per Cooperativa Insieme anche il versante del riciclo. Che cosa vuol dire? L'attenzione a quel materiale, a quei materiali che non possono essere più riutilizzati, ma che possono essere lavorati per tornare ad essere materia prima. Per cui l'attenzione alle materie riciclabili, plastica, carta, legno, imballaggi, in modo che si riducesse sempre più lo scarto, il rifiuto, proprio che finisce poi in quello nelle discariche. Per cui sul versante del riciclo è iniziata la collaborazione con i comuni per la gestione delle isole ecologiche. A Vicenza, perché? Perché la scelta di Cooperativa Insieme è sempre stata quella di essere radicata sul territorio, per poter essere incisiva, per appunto lavorare e coinvolgere le persone che lo abitano, per non essere un intervento a spot, per non essere una cosa isolata. Per cui forse più conosciuti sono i punti vendita, i tre punti vendita di San Pio X, in via Pecori Giraldi, a settembre, grande scoop, apriremo anche ai ferrovieri. E poi appunto c'è il punto vendita di Arzignano.
7 ecocentri, 7 isole ecologiche, appunto gestite da cooperativa insieme. La cosa appunto nuova, dal punto di vista proprio anche strutturale, è la nascita del centro di riuso attraverso un progetto europeo che sta finendo adesso, al 30 di giugno scade la sperimentazione per questo progetto Prisca, appunto, che già anticipava Giulio prima. E, adesso vediamo come approfondire Prisca. Nel frattempo appunto c'è un excursus, perché tutti siamo abituati a vedere i camion di oggi. A me piaceva stasera farvi vedere anche i camion del 1979. Il primo logo pubblicitario, la prima ubicazione, appunto, il primo spazio dato gratuitamente a Cooperativa Insieme in zona Ospedaletto, e con appunto vicino a Monteberico il campo dove venivano lavati i primi vestiti che poi venivano messi in vendita, per cui vedete i panni stesi. Primo camion. Poi nell'89 ci si è trasferiti a San Pio X, e questo appunto è il primo spazio di San Pio X, per arrivare, vabbè, più all'immagine attuale, con l'ultimo nato di Cooperativa Insieme, che è il bar appunto del 2010. Vi propongo un altro gioco. Nel senso, qualcuno conosce il libro, il branetto, anche quello leggibile in 5-6 minuti, L'uomo che piantava gli alberi. E vi propongo un parallelo tra queste, alcune frasi, veramente tre frasi di questo brano, e alcune proposte appunto sulla cooperativa. Jean Giono scrive: scoprì la storia semplice e toccante dell'uomo che piantava gli alberi per puro caso molti anni fa. Questo perché ve l'ho riportato? Perché ancora oggi, nonostante siano passati fior fior di anni, dal 1979 in qua, appunto c'è gente a Vicenza che scopre la cooperativa Insieme per caso. Quando ogni giorno noi suoniamo 20 campanelli al giorno, perché con l'attività di sgombro degli appartamenti, con l'attività appunto di ritiro delle cose, raggiungiamo circa 20 famiglie al giorno. Incontriamo presso gli ecocentri, presso i 7 ecocentri che gestiamo, 850 persone e circa 550 in tutti i punti vendita che gestiamo. Come anticipava prima Giulio, il senso di ridare qualcosa alla città, al cittadino che ci porta le cose che non utilizza più, per noi sono proprio gli eventi culturali che organizziamo, per cui è una forma, noi la chiamiamo, di restituzione alla città del valore aggiunto che loro ci danno con i loro beni. Per cui eventi culturali e di promozione dell'usato, tutti gratuiti, e che ospitiamo presso i nostri spazi. Ancora Jean Giono, che scrive: gli proposi, questo signore che incontra l'uomo che piantava gli alberi, propone di aiutarlo. L'uomo che piantava gli alberi risponde che non era affar tuo, non era affar suo, perché in effetti, vista la cura che metteva in quel lavoro, non insistetti. E lì finì la conversazione. Quest'uomo che sceglieva con cura le ghiande da piantare. Quando ebbe messo da parte dalla parte delle buone un mucchio abbastanza grosso di ghiande, le divide in mucchette di 10. Così facendo eliminò ancora i frutti piccoli o quelli leggermente screpolati, poiché li esaminava molto da vicino. Quando infine ebbe davanti a sé 100 ghiande perfette, si fermò e andammo a dormire. Ecco, questo brano l'ho scelto per la cura, l'attenzione e la cura, che è un po' quello che accomuna il lavoro quotidiano nello scegliere le cose da rimettere in vendita, da rimettere sul mercato, perché proprio come diceva prima Gianni, il confine tra il bene e il rifiuto è molto labile, e c'è tutta un'attenzione, c'è tutto anche una responsabilità sul rimettere nel mercato le cose, perché appunto è illecito
commerciale dei rifiuti, nel senso di rimettere delle cose che non sono più riutilizzabili solo perché appunto magari c'è qualcuno che le compra. Per cui questo è un aspetto molto importante. Nell'anno 2014, all'interno di questa attività che noi abbiamo strutturato attraverso questo progetto europeo Prisca, sono stati intercettati più di 218.000 chili di beni. Quando parlo di beni vuol dire di cose che la gente porta presso i nostri punti vendita, mentre sono stati raccolti più di 120.000 kg di rifiuti dalla Ricicleria Ovest, perché in questo momento la sperimentazione di raccolta del rifiuto vero e proprio è strutturata prevalentemente presso la Ricicleria Ovest di Vicenza. Nell'anno 2014 sono stati recuperati più di 56.250 oggetti. Per cui in questo è importante, quando vedete i camietti della cooperativa che con lo slogan "portaci quello che non ti serve, troverai ciò di cui hai bisogno", proprio perché fa parte appunto dell'attività e di tutta la... il fatto che è un'azienda che sta in piedi proprio su questo. Ancora Giangiono, c'è questo signore che accompagna il piantatore di alberi e lo segue. Arrivato dove desiderava, cominciò a piantare la sua asta di ferro in terra. Faceva così un buco nel quale depositava una ghianda, dopodiché turava di nuovo il buco, piantava querce. Gli domandai se quel terreno gli apparteneva. Mi rispose di no. Sapeva di chi era? No, non lo sapeva. Supponeva che fosse una terra comunale o fosse proprietà di gente che forse non se ne curava. Perché un altro passaggio, sempre così, che può sembrare strano? Perché Cooperativa Insieme da sempre ha scelto di non essere proprietaria, di non essere proprietà delle strutture, di non avere appunto capannoni suoi piuttosto che spazi suoi, in quanto appunto si considera i propri spazi come un servizio pubblico, un qualcosa destinato proprio al bene comune. E per cui appunto già dall'inizio, dalle varie forme di affitto all'attuale sede che è in comodato d'uso con il comune, per cui tra tot di anni tornerà ad essere di proprietà appunto del comune, e nelle varie scelte ha sempre coinvolto la città, nel senso che non so chi si ricorda nel 2005-2006 quando c'è stata l'opera forse più importante di costruzione della sede, si è proprio fatto una campagna di investimento rivolgendosi ai cittadini per quello che potevano, per le cifre che avevano a disposizione appunto, e con la garanzia dell'essere poi rimborsati della restituzione appunto della somma prestata. Questa è stata proprio la più esemplare forma del fatto che noi consideriamo parte integrante di Cooperativa Insieme anche la città e il cittadino, ecco. E ho aggiunto delle altre foto rispetto al fatto che i nostri spazi poi assumono forme e funzioni polivalenti, dall'ospitare in questo caso una scarpa da tennis piuttosto che altre cose, e poi appunto forse la forma di accoglienza ultima al quale abbiamo investito energia e spazio, il bar appunto, soprattutto come accoglienza anche delle persone che devono aspettare l'appuntamento per entrare in carcere piuttosto che quelli che escono, oppure colloqui o cose di questo tipo. Il bar ha proprio veramente preso pensiero e vita da questi presupposti di base. Ancora, l'omino che piantava le querce piantò così le 100 ghiande con estrema cura. Come per altre situazioni, come per tutti, oggi piantare alberi, il nostro impegno, avviene in un ambiente desolante, in un ambiente in cui stanno cambiando, stanno mutando i paradigmi, gli stili di vita. Tutti acquistiamo
cose sintetiche, facciamo più fatica ad avere cose di cotone, per cui che cosa vuol dire questo nel riflesso poi dello scarto, del rifiuto? E tutti ci pensiamo due volte prima di buttare una cosa. Parallelamente, quanta fatica fa una persona che si sente scarto, che si sente rifiuto ad essere rimessa nella società, a trovare lavoro, ad avere una seconda possibilità. Come il tentativo, come si dà una seconda possibilità alle cose, di dare anche una seconda possibilità alle persone. Per cui è un lavoro che chiede cura, un lavoro che aiuta a far essere l'altro, a fare in modo che l'altro possa esprimere il suo essere. La nostra speranza, tornando sempre al senso di prima, è che gli effetti siano a largo raggio, a livello di società come a livello di ambiente. Sempre Gian Giono, nonostante ne avesse piantate 100.000, ne restavano solo 10.000. Molti ci chiedono quante persone sono coinvolte. Ad oggi circa 56 soci responsabili, una trentina di volontari, e sono 70 i posti per l'inserimento lavorativo di persone che arrivano dai servizi sociali con percorsi mirati e creati apposta per loro. Per ogni persona viene fatto un progetto educativo individuale e mediamente sono 70 circa le persone che possono essere accolte in contemporanea. Nel 2014, tra quelli che hanno iniziato e tra quelli che hanno finito, abbiamo accompagnato 141 persone. Nella storia sono più di 850 appunto le persone che sono passate in cooperativa. Prima di questo, in realtà, volevo farvi vedere un video. Dura 5 minuti, ce la facciamo? Non so se ho ancora tempo, si è sforato. È il video di Prisca, appunto. Questo progetto che ci sta coinvolgendo sulla massimizzazione del riuso, sul ritirare di più dagli ecocentri, per cui rifiuto, attraverso, prima Giulio diceva la tracciabilità, parlava di tracciabilità, attraverso delle procedure, garantire che vengono fatte delle igienizzazioni piuttosto che dei controlli, test di riparazione, perché venga garantito che quello che viene rimesso nel mercato è ancora funzionante. Questo finora attraverso la legislazione non è ancora definito, è solamente lasciato alle interpretazioni delle province, insomma, per cui a livello normativo ci sono un po' di buchi. Prisca vuole proprio essere un progetto che va a delineare un modello con delle procedure validate perché il passaggio da rifiuto a bene possa essere effettivamente reale e non solo di facciata. In questo progetto è coinvolta la Scuola di Studi di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, che è l'ente validatore, e lo studio di consulenza di Roma Orchide Riciclone, che è quello che ha studiato il modello, WWF Ricerche Progetti per la diffusione a livello nazionale dei risultati, Vicenza con Cooperativa Insieme Valore Ambiente per la sperimentazione locale e il Comune di San Benedetto del Tronto per la sperimentazione locale sull'altro territorio, avendo ben presente che Vicenza non parte da zero ma parte appunto con esperienza della Cooperativa Insieme da qualche anno, invece San Benedetto del Tronto è partito da zero. Per non annoiarvi ulteriormente vi lascio vedere il video che è simpatico. Lo apriamo con qualcos'altro. Okay. Riutilizzare il metodo che rappresenta una misura di prevenzione della produzione dei rifiuti solidi. Grazie al processo di preparazione per il riutilizzo, il riuso diventa una realtà auspicabile ed attuabile.
Intercettare i beni preparati al giudizio prima che siano classificati definitivamente come monumenti offre loro una seconda vita con elementi politici, ecologici, sociali ed ambientali. Il progetto Pesca nasce per promuovere simili attività grazie alla realizzazione di due centri di riuso a Vicenza e a San Benedetto del Tronto, che ne dimostrano la fattibilità sul territorio italiano. La messa in opera di un centro di riuso prevede un primo passo di analisi del mercato locale, legato al riuso e all'usato, che servirà a elaborare un modello specifico di attuazione. Non meno sarà necessario confrontarsi con la normativa che ne regola la gestione. A seconda delle condizioni presenti nel contesto di riferimento, è possibile adottare approcci differenti, che possono anche essere tra loro integrati. Intercettazione dei beni presso il domicilio dell'utente o donazione diretta presso un centro di riuso. Oppure intercettazione dei rifiuti presso un centro di raccolta. La seconda fase è quella dedicata al riutilizzo dei beni e alla preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Il modello PRISCA prevede la realizzazione di centri di riuso dedicati e organizzati per un flusso lineare delle attività di preparazione prima dell'immissione dei beni sul mercato. Lo spazio ideale è un luogo coperto e protetto con uno sviluppo orizzontale, facilmente accessibile, dotato di rampa carrabile, attrezzatura di pesatura, di controllo, spostamento materiale, riparazione, pulizia e immagazzinamento. Il bene o rifiuto arriva in zona di ricevimento, passa la prima valutazione e selezione e successivamente viene inviato al laboratorio per piccole eventuali riparazioni ed alimentazione. Il materiale viene poi catalogato e stoccato nella zona magazzino allestita con ampie scaffalature. Il personale dedicato al centro di riuso dovrà essere formato in modo da ottimizzare le dimensioni e organizzare al meglio le attività. L'analisi di mercato effettuata nella prima fase faciliterà la preparazione dei lotti destinati alla distribuzione in considerazione dell'andamento stagionale e di mercato. Gli sbocchi commerciali sono diversi: vendita diretta, negozi, botteghe da ricattiere, operatori ambulanti e container per paesi terzi. I beni usati sono tra i più vari: concertistica, biciclette, casalinghi, libri, giocattoli, mobili. La creazione di centri di riuso può offrire in campo territoriale opportunità di lavoro per gruppi svantaggiati. A tal fine, per la loro gestione, le imprese sociali sono l'opzione più adatta. Quanto buono occupazione, così importante come la collaborazione con le cooperative sociali in Vicenza. È stata una collaborazione positiva, ha dato ottimi risultati e noi vogliamo essere di esempio per altri che nel territorio nazionale vogliano realizzare una progettualità così significativa e così virtuosa. Non meno importante è il vantaggio che ne ricava l'ambiente per la conseguente riduzione del consumo di risorse. Invito tutti i comuni italiani a prendere esempio dall'esperienza di Ischia, in particolare dall'esperienza dei comuni di San Benedetto del Tronto, per provare a realizzare anche sul proprio territorio un centro di riuso comunale che possa dare un'opportunità di lavoro a giovani e possa chiudere in maniera virtuosa il servizio di gestione dei rifiuti. Un tema questo da divulgare per sensibilizzare la popolazione ad una cultura del riuso, con particolare riferimento alla valenza economica e ambientale di simili scelte di consumo. Gli ostacoli dettati dalla normativa possono trovare soluzioni efficaci, che prevedono una stretta collaborazione tra amministrazioni
locali, gestori di rifiuti solidi urbani, imprese private e sociali. Un lavoro comune di integrazione tra tutti gli stakeholder non può che andare a vantaggio della comunità. Solo due sottolineature su questo, appunto da una parte la normativa rispetto all'attenzione, appunto tutto questo fatto per mettere un punto fisso a livello normativo, dall'altra come anticipava Gianni prima l'attenzione ai costi, nel senso che il modello vuole anche essere sostenibile. Quando qualcuno vi contatta per uno sgombero e vi porta via tutto senza fare attenzione indistintamente a che cosa vi porta, senza rilasciare la fattura per il pagamento, senza rilasciare appunto una tracciabilità su dove va a finire il rifiuto, e non siamo in questo modello, ecco, l'avrete capito, insomma. Per cui quando Cooperativa Insieme appunto ha scelto di perseguire il fatto di essere trasparente, di essere corretta a livello fiscale, che insomma, sono scelte abbastanza normali, ma insomma, non è che si può neanche transigere, però non è così scontato, ecco. E l'altra scelta forte è stata quella anche di essere in possesso di tutte le autorizzazioni sul piano ambientale, rispetto alla normativa ambientale, per poter trattare e lavorare i rifiuti, ecco. E questa cosa è un po' la ciliegina sulla torta rispetto a queste scelte che aveva già fatto Cooperativa Insieme all'inizio. Lo slogan con il quale noi ci siamo lasciati all'ultima assemblea di approvazione del bilancio di lunedì scorso proprio è stato: lavoriamo per essere il nostro lavoro appunto deve essere inutile, giocando sul fatto inutile perché comunque siamo un'azienda, per cui come tutte le cose, le aziende che sono sul mercato dobbiamo stare in piedi e essere concorrenza appunto concorrenziali con gli altri. E inutili perché per noi le persone che accogliamo, speriamo, comunque ci prefiggiamo il fatto che possano essere effettivamente reinserite nella società in posto di lavoro, che non siano protetti come può essere una cooperativa sociale. E da qui la scelta fatta già nel 79, nell'80, appunto quando ha preso forma giuridica, le persone che sono in inserimento al lavoro sono con progetti da 6 mesi a massimo 2 anni, proprio perché vogliamo essere tipo un trampolino di lancio, non dare la possibilità che ciascuno si giochi effettivamente realmente sul mercato del lavoro. Vi lascio le ultime diapositive, due, con una canzone rap, che però non ho come canzone, ho solo come testo, di un nostro collega che appunto ha questa passione, che è coinvolto direttamente dentro il progetto Prisca e che ha trasformato in canzone il suo vissuto di persona e il suo vissuto di operatore dentro al progetto. Io sono Prisca perché sono stato nuovo, sono stato di valore, sono stato oggetto da prendere e spostare a piacimento. Sono stato casalingo, lui è romano per cui faccio certe amatriciane. Sono stato armadio forte e resistente, divano, comodo e accogliente. Specchio, riflettendo me stesso e gli altri. Materasso, ammortizzando cadute altrui o solo letto di passioni. Ma sono stato poi rifiuto, sono stato rifiutato e mi sono sentito rifiuto. Poi entri da un cancellone rosso e qualcuno ti prende per mano, pensando che non sei da buttare in fondo. Ti pulisce, risalta i lati migliori e ti riporta a splendore. Ecco, ora sei vendibile. Ecco, ora sei vivibile. Ecco perché io sono Prisca. Grazie. Grazie Lucia. Ora non so quanto tempo abbiamo, ma lascerei il microfono a chi vuole fare delle domande o porre delle questioni che non sono state trattate negli interventi. C'è anche il microfono.
Vuoi venire? Buonasera. Niente, vorrei lasciare una mia testimonianza. Io sono volontario nell'OSI di Casale di Vicenza, che è l'OSI, proprietà del Comune di Vicenza, gestita dal WWF. Non so se il pubblico lo sa, ma l'OSI in passato era una discarica abusiva. Prima si parlava di criminalità, dei rifiuti illegali. A Vicenza c'era una discarica abusiva dove per anni l'industria in Cettina, poi forse anche fuori del Veneto, non si sa, io non lo so, hanno scaricato rifiuti fino a che la società civile, indignata, penso, ha preso in mano la questione e ha voluto creare un'OSI anche su, insieme al Comune, quel progetto è stato fatto insieme. E creare un'OSI naturale dove adesso è gestita in maniera sostenibile da volontari, dal comune e da persone comunque che amano l'ambiente. Purtroppo l'OSI non è stata purificata del tutto, cioè noi come volontari quando facciamo lavori di manutenzione spesso troviamo copertoni, plastica, lattine, oggetti, tutto di sassi, calcinacci. Ecco. Da un punto di vista bello vedere che la natura comunque prende i suoi spazi nonostante quello che l'uomo, nonostante i rifiuti, quello che noi buttiamo, la natura comunque riparte. Però è anche desolante pensare che in un'oasi naturalistica comunque sotto c'è il rifiuto. Allora, non so se questa sarà la speranza dell'umanità, che noi andremo avanti con il nostro sviluppo, che noi vogliamo sempre per svilupparci di più, e quello che non vogliamo lo sotterriamo e lo lasciamo come sotto il tappeto, perché non vogliamo che la gente veda. Ecco, sarebbe bello creare questa realtà con la cooperativa, che noi riuscissimo a riciclare, non proporre rifiuti, riciclare tutto e farlo tornare in vita, ecco, piuttosto che nasconderlo perché nessuno veda. Bisogna riuscire a uscire dalla legalità e provare queste nuove forme. Comunque, grazie. Allora, ringrazio le tre persone che interventi che hanno fatto, che ci hanno aiutato a parlare di rifiuti e scoarsi tre punti molto diversi. Come sempre, quando sento parlare di Matteo, lo sento sempre disarmante nell'approccio che propone, che sicuramente è imprevedibile. La cosa che credo che voi ci ha detto, così anche le persone, sono sicuramente importanti, possono aiutarci così a ognuno di noi a fare i propri compiti a casa. La domanda che mi è passata dalla testa era questa: pensando all'intervento di Gianni, cioè Gianni ci ha portato una dimensione che va oltre il personale. Quando si parla di ecomafie, cioè si parla di mafia intanto, non è che si parla di una cosa qualsiasi. Allora, la cooperativa insieme è un'espressione di essere anche nella società, di essere sociale, giusto? E questa è una bella risposta, cioè anche concreta, un bel segno, sicuramente di legalità, che abbiamo molto bisogno. Ecco, rimane la domanda, adesso anche con Matteo, il pastorale sociale, mi chiedo, ecco, cioè, oltre alla dimensione personale, di fronte alle cose che Gianni ha provato così a farci assaggiare, è rimasto sicuramente molto, molto leggero. Allora, credo che debba esserci una dimensione che vada oltre il personale. Anche se chiaramente vorrei che lui ha toccato, che abbia proposto, sono veramente enormi. Quindi la domanda è: mi è piaciuta l'idea del panino, che spendiamo magari anche il pranzo del Papa, ma mi chiedo sostanzialmente se oltre alla dimensione personale, che sicuramente dobbiamo avere molto a cuore, essere molto attenti,
non c'è bisogno anche di una presenza, di una creazione anche più sociale, anche più politica, da un certo punto di vista, sulla quale mi sento di vedere pochino inciso. E riguardo all'intervento del sacerdote che parlava del sangue di Yahweh, io credo che questo sia il prezzo che bisogna pagare per ognuno di noi contro questa cultura dello spreco. Immagino ognuno di noi è andato a pranzo, a cena e vede cibo che viene portato via dai camerieri. Se c'è la crisi, io vedo mezze pizze che se ne vanno. Proviamo a avere il coraggio di fare un intervento con le persone che mangiano con noi e vediamo quanto è difficile porre l'accento su queste cose. Questo è lo sforzo, questo è di salva di avere disprezzato, eccetera, no? Quindi questo si collega anche al concetto della società, della politica. Cioè bisogna che qualcuno cominci a pagare un prezzo di testimonianza. Comincio io per me. Volevo chiedere, nel caso delle ecomafie oppure appunto di lavori pubblici, chi dovrebbe controllare che siano fatti nella legalità, che non ci siano soprusi da parte di organizzazioni criminali? La signora. Velocissima, lei ha fatto un accenno prima, se non ho inteso male, al fatto che ci sono molti comuni, non tutti, dove i cittadini con una certa diligenza praticano la raccolta differenziata, ma che poi nel momento del convoglio dei rifiuti in realtà tutto questo probabilmente finisce, se non nel mondo, insomma, lei è stato un po' vago, ma siccome questa cosa, per esempio, me l'hanno detta per l'Antoniano di Asiago, dove con grande fatica abbiamo visto solo da 2 o 3 anni cominciare a praticare la differenziata, ma qualcuno ci ha detto, in realtà poi il comune raccoglie tutto e dà tutto a qualcuno, butta di nuovo tutto assieme. Voglio capire se è una bufala oppure se è invece questo problema. Sì, io volevo chiedere al signor Miloni. Lei prima ha detto che le aziende che si occupano di riciclo e che stanno in piedi sono probabilmente quelle che agiscono illegalmente, o comunque è più facile che siano in piedi se operano in maniera illegale. Quindi le aziende che praticano il riciclo e che sono in piedi, cosa vuol dire questo? Che preciso. Che sarebbe capire un pochino di più quell'affermazione, o comunque quella mezza affermazione che ha fatto prima. Questo. Grazie. Allora, io opero un ufficio e questa signora qua mi fa proprio pensare quello che ho pensato anch'io. Mi sento il delinquente di turno perché io opero nel rifiuto, sto in piedi. Non mi fa... Mi scuso.
scuso. E quindi sono un illegale. Allora, se fossimo al tempo di oggi, la Bibbia del signor Don Matteo sarebbe che il sacerdote, gran bravo, fa il suo rito e smaltisce direttamente i rifiuti che li bruciano. E quello che li brucia sarebbe condannato per smaltimento illecito dei rifiuti. Nella Bibbia sarebbe scritto così, se lo scrivessimo adesso. Mi sentite un po' così preso, perché è facile fare poesia con i rifiuti. È facile. Chi opera si sporca le mani. Quindi tutto quello che riguarda i rifiuti e tutti quelli che vengono da me a controllarmi mi guardano con gli occhi che avete detto voi. Chissà dove mi stai fregando, chissà dove ti posso incastrare, perché è impossibile che tu operi correttamente sui rifiuti. Ecco, voi pensate questo e ve lo dico a tutti quanti. Io ho una condanna per traffico illecito di rifiuti. Ce l'ho. E vi racconto il motivo. Perché chi opera nei rifiuti, tutto quello che fa è per me. Un camionista per il blocco di neve ha deciso di testa sua, sbagliando, di deviare il percorso. L'hanno bloccato su un posto dove non doveva essere, perché stava tentando di arginare il problema. E hanno condannato me, perché un camionista che non è neanche mio ha deciso di chiudere il percorso e io ho una condanna per traffico illecito dei rifiuti. Ecco, lei metta nel suo dossier che io sono condannato per traffico illecito dei rifiuti. Un cittadino normale non capisce di sicuro questo che opera nei rifiuti, come dice la signora, è un delinquente. Se non è per questo, quindi quello che chiedo è attenzione, è vero che il rifiuto non lo vuole nessuno. Io ho i miei comitati contro, ci sono i cittadini della gente che c'è ospedale, meno vede più salute, tutti giustamente come voi dicono il problema dei rifiuti c'è. Lei lei ha trovato dei punti che non avevo neanche visto, il rifiuto umano sì, l'avevo visto, questo operare sporcandosi le mani è inevitabile, però questo porta anche a un allontanamento, cioè nel senso, quando dico proprio nei rifiuti, non ci vuole nessuno creare problemi. Chi opera nei rifiuti, per esempio quel signore, quell'aiuto sacerdote che bruciava gli scarti, di sicuro ha fatto più simile, di sicuro ha fatto del benzo alfa pirene, non voglio parlare esatto, però sostanze carcerogene di prima categoria, che avrebbe potuto uccidere perché inquinato l'aria. Allora, o li gestiamo bene questi rifiuti, o li gestiamo bene e aiutiamo chi opera con leggi che sono sempre più agguerrite, come questa che vi ho raccontato, che ho io, è sempre quasi che appesantendo le pene, allora riesco a fermare il problema. No, chi opera nei rifiuti in modo illecito, li nasconde i rifiuti, non li porta via alla luce del sole, non li porta via alla luce del sole, li fa nascondere, partono direttamente dai produttori nascosti. E ve lo dico perché altrimenti quando cominciano a viaggiare sono tracciati, ma veramente sono tracciati, spariscono dalla nascita, quindi spariscono prima che diventino rifiuti. Molte volte
Beh, si chiarisco subito anche per rispetto a quello che rispetto alla questione delle aziende che rimangono sul mercato. Non parlavo di aziende che praticano il riciclaggio, avevo fatto l'esempio, ma non mi sono spiegato, ho fatto l'esempio di due aziende che gestiscono in particolare rifiuti speciali, la Rossato e l'Ecolando. E ho detto che queste due aziende erano abbastanza floride, comunque insomma, avevano la loro fetta di mercato agendo in una certa maniera, e dopo, quando sono state costrette ad agire in un'altra maniera, hanno avuto le loro difficoltà. Questo non toglie che ci siano altre aziende che operano perfettamente, che riescono a fare i loro utili. Chiaro che chi opera correttamente, con professionalità, è danneggiato da chi invece opera in un altro modo. La questione poi che esista una sovrabbondanza magari di controlli formali e di, come dire, di fiscalità da una parte, poi c'è tutto, non so, ad esempio, l'esempio del disastro del sistema Sistri, che lei lo conosce perfettamente, è stato il tentativo di applicare delle tecnologie perché ci fosse una tracciabilità elettronica dei rifiuti. Ecco, questo tipo di tecnologia è stata una grandissima, come dire, tavola imbandita per chi ci ha voluto mangiare, ed è stato anche un costo per chi invece ha dovuto installare la tecnologia, eccetera, eccetera. Quindi è stata anche una grandissima, come dire, inconveniente persecuzione di complicazione, ma che poi non ha portato in realtà a grandi risultati dal punto di vista della trasparenza. E per cui l'intervento del Signore mi sembra che sia perfettamente in linea anche con quello che diceva Di Matteo, cioè il fatto che abbiamo questa ottica di voler chiudere gli occhi rispetto al rifiuto e avere quasi un tabù culturale, quindi di condanna per chi se ne occupa. Teniamo presente che, ad esempio, nel paese del sud del mondo o dei cosiddetti paesi emergenti, ci sono fette importanti della popolazione che lavorano nel riuso, nel settore del riuso, e in condizioni spesso spaventose. E in realtà, appunto, questa è la questione, come se questo fosse l'underworld, il mondo dal basso, che utilizza quello che viene scartato e che cade dalla tavola dei potenti. La questione che è di una assunzione della responsabilità del ciclo complessivo del prodotto, che va al di là anche del momento in cui cessa di essere merce e diventa rifiuto. Per quanto riguarda la questione dell'assunzione, beh, no, per quanto riguarda la questione della raccolta differenziata, precisiamo che c'è un problema di connessione con il mondo della produzione, quindi dell'utilizzo della materia differenziata, che possa venire qui nel Veneto, quindi con filiere corte, e che possono essere anche filiere, quindi anche che più produttive, in cui la convenienza rimanga sul territorio e che non ci sia anche una spesa e un dispendio energetico nel far viaggiare ancora merce, eccetera, eccetera. Questo non vuol dire che il frutto della raccolta differenziata venga mischiato dal comune o dagli enti che producono la raccolta, anche perché molto spesso, soprattutto se si tratta, stiamo parlando di rifiuti solidi urbani, di aziende diciamo a controllo pubblico, insomma, nel settore dei rifiuti solidi urbani ci sono molti problemi, ma insomma non ci sono dei problemi di trasparenza così spaventosi come ci si può immaginare. Dopodiché sul mercato si stanno avvicinando
anche dei rifiuti solidi urbani tanti soggetti diversi, altri soggetti, e su cui invece qualche problema c'è, però insomma nel settore pubblico qualche carta di trasparenza eccetera c'è, anche se ad esempio nella carriera dell'azienda municipalizzata di Vicenza ci sono dei buchi di cui Giulio è molto più aggiornato di me, che riguardano proprio insomma alcune connessioni con trafficanti, ma parliamo di qualche anno fa. E per quanto riguarda la questione della politica, sì, non c'è dubbio, insomma, queste sono questioni che attengono delle dimensioni appunto di scelta individuale, ma anche di partecipazione, di scelte profonde che riguardano dove stiamo andando, e che il problema dei rifiuti è che è un problema molto complesso, è un problema sfuggente ed è un problema che molto spesso riguarda la definizione del problema. Quello che mi spaventa in questo momento della scena della politica è una spaventosa rincorsa alla soluzione. Noi facciamo politica perché vogliamo risolvere i problemi. Ecco, io penso, scusate, mi sto allontanando un po' forse dal tema centrale, però io penso che questa questione qua di dire la politica risolve i problemi sia un grande infingimento e anche una grande presa in giro. Io penso che la politica debba prima di tutto definire i problemi, e già definire il problema, ad esempio, del rifiuto non è una cosa banale. Quindi dire la questione del rifiuto è anche definire da dove viene, con che procedimento, qual è stata la scelta di immettere sul mercato questa merce, con quale utilità, perché con quel materiale, che cosa ha significato la storia di quel materiale, che cosa ha comportato in termini di impatto ambientale. Ecco, già queste sono delle domande che definiscono il problema in modo completamente diverso da quello di dire questo rifiuto lo porto in discarica o lo porto all'inceneritore. Ecco, e allora se la politica invece che affannarsi a dare ricette di soluzione, che sono la stragrande maggioranza delle volte delle bufale, delle scorciatoie tecnologiche, delle prese in giro, provasse ad avere la pazienza di definirli i problemi e di aprire degli spazi di ascolto tra soggetti per la gestione dei problemi più che per la loro risoluzione, pensando che le persone che abitano la società siano anche capaci e che non siano dei bambini a cui bisogna aggiustare il giocattolo quando si è rotto. Ecco, io penso che in questo caso ci sia già un percorso un po' diverso. Prendo l'esempio dei rifiuti perché è un mondo molto molto complicato che attiene a sfere diverse dell'economia, della cultura, del vivere insieme, alle sfere del globale come del locale, eccetera, eccetera. E quindi forse può essere adatto ad esprimere questa questione qui di che cosa vuol dire accedere al piano della politica. Però penso che sia utile chiarirlo, perché appunto non è tanto quello di dire preoccupiamoci del piano della politica per risolvere la questione dei rifiuti, ma io direi paradossalmente approcciamo al tema della politica per definire il tema dei rifiuti, che è già qualcosa di insomma, particolarmente rivoluzionario secondo me. Sul fatto che non basti l'attenzione personale, questo è l'elemento che osserviamo da tante parti. Il grosso problema sono le coscienze che cooperano ai fenomeni, quindi è un difetto di identità personale questo, cioè trasferire la problematica sull'attenzione comunitaria è anche ciò che genera i problemi tante volte, e quindi come creare una robustezza. Lo stile della vita di per sé dovrebbe essere più autonomo, più originale, più, mentre vediamo che far diventare comune uno stile è una cosa, cioè c'è questa specie di difficoltà di entrare dentro alla formazione delle coscienze. Il problema è la cooperazione, certe cose. Quindi
mi ha impressionato l'intervento di, mi può dire il nome? Giuseppe. A basso tasso di contenuto, ma alto il tasso di emotività, ma il problema è come una coscienza di fronte a, questo, a questa problematica dice io non tengo più la barra dritta su nessun aspetto. E quindi paradossalmente la gente che protesta o che non vuole nel suo territorio un luogo in cui venga smaltito il rifiuto, paradossalmente è proprio la gente che dovrebbe diventare la difesa e la garanzia più bella di quello che lei fa lì. Questo è il problema della nostra vita sociale in tutti gli ambiti, politico, economico, armi, è la cooperazione, cioè trovare gente disponibile a coprire, in particolare il tema dell'informazione, cioè il problema comunicativo è uno dei più, è vero, ci si può scagliare contro la parzialità delle informazioni, io non penso che Gianni volesse avere la pretesa della verità, ma almeno la non menzogna su certe cose, questo è un livello minimo, che non è, cioè, che non sia detta una menzogna sul traffico dei rifiuti, questo non è tutta la verità, lei ha tutto il diritto e tutta la ragione. Quindi l'esperienza di diventare rifiuto non è lontano da quello che si diceva anche da altre parti. Quindi ci si copre la faccia davanti a... Questa è un'esperienza che anche biblicamente, cioè l'esperienza di diventare io pagante per la qualità della testimonianza, non è che trovi sul mercato molta disponibilità da questo punto di vista. Non so neanche se ce l'ho io da questo punto di vista. Che è una domanda infinita. L'ultima cosa, cioè, quello che io ho provato a dire della scrittura era, Gianni mi ha aiutato a esplicitarlo, era che non possiamo rimuovere l'elemento rifiuto dalla nostra esistenza. Quindi se tu prendi atto del rifiuto, per esempio, decidi dove vanno collocate le ricerche, per esempio. Il fatto che sia collocata la ricerca in certi ambiti rispetto ad altri, ma sono tutti problemi legati alla comunicazione. Io mi sto rendendo conto che uno dei più grandi problemi che abbiamo nella società è la comunicazione. Cioè, ci sono delle notizie di rifiuto che circolano perfettamente, metodi boffo applicati alla... Quando diceva della condanna per traffico illecito, mi faceva impressione questo suo indignarsi e non aver trovato un punto in cui almeno qualcuno appoggiasse tutto questo. Il grande problema di rinforzare, di approvare l'onestà, cioè rimuovere il problema, fango sul disonesto e il rinforzo e l'approvazione dell'onestà è l'elemento che rimane sempre fragile, problematico, e questa è la sfida anche dal punto di vista della pastorale, cioè la pastorale sociale ti metti dentro a un'arena, a un dibattito, adesso per esempio la questione del genere, la questione delle coppie di fatto, la questione... Cioè entri dentro, tutti hanno le loro pretese, anch'io entro dentro con delle pretese. Quando io rivesto una comunicazione attraverso la pretesa, anche pastoralmente, io sono già squalificato. Questo è uno dei problemi principali che noi abbiamo, che non toglie niente alla capacità della profezia, c'è la capacità del, quindi anche come Chiesa, in rapporto a queste problematiche del creato, della custodia, eccetera. È vero che si corre sempre il rischio di una visione che tocca le corde emozionali e che non apre gli occhi sugli elementi invece che definiscono i problemi. Questo sì, questo sono perfettamente d'accordo con Gianni. Non so come dirle che bisognerà prendere in mano questa questione qui dell'onestà, forse almeno da questo punto di vista, almeno ecclesiale
non lo so, le lancio una corda non per impiccarsi, ma mi ha fatto impressione l'intervento che ha fatto lei, perché se è onesto è impressionante. Grazie per quello che l'ha detto. A me piace il sé, ma è sicuro che lo sono. Dell'urbano, tra l'altro tutto quell'altro rifiuto che è ben più grande e ben più pesante, quello che tutti pensano e lo chiamano tossicomicidi, è uno di già l'ansia e capisco chi trova dall'altra parte che non mi vuole vicino, lo capisco e sono lì apposta per cercare informazioni importantissime. Cosa che posso dire è che se nascondo la testa non risolvo, lo devi affrontare. È la conoscenza del rifiuto che te lo fa rendere un pericoloso. Io non voglio fare il zero. Però vi assicuro che ci sono materiali che comunissimi, per me è il rifiuto più pericoloso è l'urbano, perché non so cosa c'è. Cioè, l'urbano che io ti dico, ma è l'urbano, hanno mai tutti quelli che lei ha nessuno si è corretto con attenzione. Ecco, il punto che le voglio dire è che sono molte volte ipotesi di reato. E purtroppo sulle ipotesi di reato si cade sul fatto che l'ho detto io. Il fatto di dire se lei parla di me potrebbe dire traffico illecito di rifiuti. E uno non capisce. Ma è grave o non è grave? È grave.
Va bene, ringraziamo tutti, non credo ci siano altre domande, anche perché mi stanno lanciando delle occhiate abbastanza esplicite. Hanno già abbassato le luci. Sì. Ringraziamo tutti, ringraziamo anche il signor Giuseppe che ci ha aiutato a dare anche questa profondità al tema, che realismo. Ad apprezzare la complessità in una piccola, seppur una piccola parte. Grazie ai relatori e a tutte le persone che sono intervenute, anche i giovani della Caritas che hanno organizzato questo incontro.